scritto per l'editore La Terza un libro che si intitola Contro la Lega, e intendo la Lega Nord, la Lega per l'indipendenza, Lega Nord per l'indipendenza della Padania, intendo il partito secessionista di Bossi, Maroni, di Calderoli, di Castelli, di Borghezio. Ecco, vorrei mettere questo nome al primo posto, Borghezio. Spesso viene ignorato come una cosa, come una specie di jolly, come una specie di persona buffa. Ho conosciuto Borghezio quando andava ad incendiare i giacigli dei più poveri fra gli extracomunitari appena arrivati a Torino negli anni tipo 1965-1966. Borghezio è stato condannato con sentenza passata in giudicato per avere tentato di dare fuoco a degli esseri umani che tentavano di dormire sotto i ponti. Borghezio è uno dei leader della Lega e io non mi sono mai dato pace di vivere in un paese in cui un partito razzista, crudele, xenofobo e molto più nettamente avido di potere dello stesso lepenismo francese, e anzi partecipe del potere, fosse accettato in silenzio come una cosa normale. Un altro partito, ci può essere un partito più liberale, un partito più socialista, un partito più progressista, un altro più conservatore, magari anche la Lega. Ecco, questo libro esprime l'indignazione che ho avuto in tutti questi anni per vedere l'immagine del mio paese macchiata dalla presenza nel governo, unico paese prima dell'Ungheria, nel governo, da un partito francamente razzista, francamente xenofobo, violentemente ostili alle persone più deboli, si pensi ai bambini lasciati senza refezione nelle scuole leghiste perché le famiglie non avevano pagato la quota, si pensi alle impronte digitali ai bambini rom, si pensi ai cosiddetti campi di identificazione e di espulsione, che sono dei veri centri di detenzione al di fuori della legge, perché ci si va senza che ti mandi un giudice e si esce solo quando lo decide qualche personaggio della Lega che usa i poliziotti, che ha usato a lungo la polizia italiana e starei per dire l'onore della polizia italiana per servire le fobie e le ossessioni razziste della Lega. Ecco, noi abbiamo avuto un partito così che ha avuto il potere. Poi abbiamo anche appreso che è un partito profondamente corrotto. Io ho scritto di questo libro a proposito di un altro tipo di corruzione, quello che a me sembra di gran lunga il più grave di tutti. L'avidità di potere e la voglia di controllare la Repubblica italiana, pensate al Ministro dell'Interno, pensate al Ministro delle Riforme che è stato, Bossi, una specie di vicepresidente del Consiglio e mentore dello stesso Berlusconi, che vuole il potere in quella Repubblica dalla quale intende ottenere la secessione. Ecco, per tutte queste ragioni ho scritto Contro la Lega e troverete tutte queste ragioni in Contro la Lega, edito dalla Terza.